Andremo a costruire un piccolo diario fatto interamente da noi a mano, piegando la carta, cucendola, però anche appunto andando a decorare la copertina con i prodotti Primo Color e Moro Color, perché è una cosa molto, molto più divertente che non comprare una carta già fatta, però potete usare la stessa identica tecnica, cioè di rilegatura di un libretto con una carta che avete magari già in casa, ma noi oggi useremo appunto anche i colori, così vi potete cimentare anche nella decorazione di carte che poi potete usare non solo per fare le copertine dei vostri diari cuciti a mano, ma anche per dei regali oppure per ricoprire e rivestire delle vecchie scatole o anche delle scatole da scarpe vengono benissimo ricoperte con una carta che poi verrà, cioè, o così o in diversi altri modi che adesso vi farò vedere, appunto. Dunque, io non parlerò moltissimo, però voi potete chiedermi qualsiasi cosa. Allora, possiamo partire con gli acrilici. Quindi, dunque, io mi servirò di un pezzettino di questa spugna. Voi potete usare una spugna che avete in casa, qualsiasi spugnetta vecchia va benissimo. Un po' di acqua. Spero di non andare con l'acqua sul computer. Spero anch'io. Allora, io userò questi acrilici Hobby Professional perché sono glitterati e sulla carta poi sono bellissimi. E anche questi acrilici di colori base che invece sono neutri. Tra Io l'altro butto notiamo direttamente. Scusa. anche l'abbinamento di colori molto 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 forte per il set da 6 colori, molto bello visivamente. Okay. Sì, diciamo sono i nostri primari di acrilico che servono un po' appunto diversamente dalla tempera per dare una prima esperienza ai bambini di un colore proprio intenso e forte. Io proprio oggi butto i colori su così, adesso non prendete paura che è uno sfatoccio, ma poi noi andremo a girarlo il foglio. Quindi vedremo cosa succede. Anche per me è una sorpresa perché succede tutto in base quando proprio usi il colore ti lasci andare ed è quello il bello, lasciarsi andare. Quindi sennò no. Io alzo il foglio adesso. Adesso abbiamo visto che è venuto più o meno così, no? C'è rimasto del bianco lì, quindi io vado ancora a coprire questo bianco che non mi piace, che non voglio, con la spugnetta. Così. Ecco. Questa carta poi, a me piace usare molto anche le porporine quando le si può spruzzare sopra e viene poi una carta tutta luccicante. Possiamo anche rifare lo stesso gioco, magari girandola dall'altro lato, così verranno altre macchie ancora. Ecco qua. Questa può essere una delle nostre carte decorate, vedete? Ora mi alzo per metterla ad asciugare. Andiamo in partita. Ah, forse tu? Quindi nel giornale, guarda, eccolo qua. Ne facciamo anche un'altra perché così vedete anche una tecnica se volete. Ecco qua. A cui si può unire anche della colla. Adesso ho preso una forchetta. Dunque, cosa faremo con una forchetta? Allora, uso questo magari. Usiamo il verde. Ad esempio, un cartoncino
arancione, però lo posso usare anche di qualsiasi altro colore. Uso il colore molto pastoso perché deve creare uno strato umido e bagnato, quindi non devo lasciarlo asciugare, se no non avrò l'effetto che desidero. Ecco. Che bello il contrasto che si Sì. veda l'arancione sotto così. Guardate che bene che si spalmano anche. Questi colori mi piacciono molto. Allora. Questi Forse non li avevi mai usati quelli prima. Questi qua. Perché in striscia. io ho due bambini a casa, quindi mi diverto tantissimo anche a usare i colori prima. Ecco, con la forchetta cosa posso fare? Posso fare dei disegni. Così, con la forchetta posso andarci sopra con qualsiasi altro aggeggio, non so. Io adesso ho questo, però posso fare delle linee così. Diversi attrezzi che trovo in casa li posso usare per crearmi i disegni che voglio. Ecco. E che poi diventeranno Esatto, la copertina, quindi. poi diventerà la nostra copertina decorata. Adesso uso questo righello perché è la prima cosa che mi è capitata sotto mano, ma posso fare anche un effetto così marmorato, no? Vedete che bello che viene. Poi uno si può veramente, ecco, indietro, torno indietro, torno avanti. Qui si possono usare anche diversi colori, quindi ognuno poi può intervenire come vuole. Io vi do solamente delle così, delle indicazioni varie. Quindi Possiamo usare le sfumature. le tue bambine a casa, Anna, sono autorizzate a sporcare e a disegnare in qualsiasi momento? Abbastanza, sotto stretta sorveglianza, sì. No, però disegnano sempre, sanno dove sono le cose e hanno capito cosa mi fa arrabbiare e cosa no, quindi dopo. In realtà sì, disegnano parecchio anche con i colori, con i pennelli proprio. Quando si asciuga e lo andremo a rivedere, ci piacerà. Ecco. Cerco di completarlo un po'. Per fare questo ci vorrà un cartoncino che tenga un po' l'acqua e il colore, ecco, così si può essere più liberi di intervenire, ecco, per esempio, no? Sarà così la nostra copertina, ma dopo la vedremo meglio. Adesso gli lasciamo qualche minuto per asciugarsi. Aurora Ah, dice molto grazie, bello. grazie, grazie, grazie. La prima tecnica è quella che abbiamo fatto all'inizio, è appunto di usare il colore puro sul foglio. Ma anche proprio, io uso, non so se avete visto prima, gli spremo i tubetti direttamente. Poi la cosa più bella sarebbe riuscire ad avere una superficie lavabile, un piano di marmo o anche di plastica, anche all'aperto, dove poter veramente andare a ruota libera senza preoccuparsi di sporcare le superfici che si usano, insomma, perché lì davvero viene fuori un sacco di roba bellissima. La prima tecnica è quella del colore puro, poi si gira il foglio e lo si accarezza sempre in senso esterno, così gli si dà una bella carezza in modo che il colore sotto si appiccichi bene. Tirandolo su vengono fuori quelle sorte di onde, di punte che sembrano quasi quelle dello spatolato di stucco, no? Perché fa quell'effetto materico. Poi la seconda tecnica invece è quella che avete visto adesso con vari attrezzi con cui si può intervenire sul colore lasciando trasparire lo sfondo sotto. E adesso la terza è quella che più o meno conosciamo tutti, secondo me, perché tutti l'abbiamo fatta almeno una volta a scuola, però a me
piace moltissimo. Comunque, adesso ve la faccio vedere, cambio un attimo il foglio. Mi lavo le mani. Sì. Intanto io Allora, preparo intanto ti posso un'occhiata. porre la prima domanda, così finché cambi set. Sì. Chiedono se Nicole ci chiede se che tipo di carta è, se carta comune, la carta di fondo che hai usato per il lavoro. Sì, oggi proprio perché tutti potessero riprodurre queste cose anche a casa o anche semplicemente comprando gli oggetti, gli elementi in una normalissima cartoleria, ho usato questo è un cartoncino normale, sarà di 120 grammi, forse anche di meno, 100, e anche questo, quello arancione che ho usato, qua ce n'avete un altro lilla. Anche questo è da 100 grammi, quindi è un normalissimo cartoncino. Ecco. Poi roseremo della carta più leggera adesso userò un foglio da 90 grammi, che però si può trovare anche questo in qualsiasi cartoleria o addirittura potete usare quello della stampante, però. Per la tecnica terza che adesso vi farò vedere, che però conoscete tutti, usiamo questo qui, che è più leggero, perché lo riusciamo a piegare meglio. Devo Sciac. dire che è molto rilassante vedere il colore. Quando facciamo i corsi Bene, dedicati alla carta, al colore, secondo acquarello, me è molto rilassante. lì è. Allora io userò ancora questo verde perché avevo il pennello sporco e quindi non si butta via niente e continuiamo ad utilizzarlo. Farò solo i bordi. Ecco, perché sono quelli che poi nella piega del foglio rischiano di rimanere bianchi, ecco. Però dentro adesso vado a intervenire con gli acquerelli, che sono questi qui nel tubetto. Allora, comunque bagno un po' la carta perché l'acqua dà sempre quella componente di come si può dire, di mistero. Cioè, quando c'è l'acqua non sai mai che cosa succede alla fine, il bello è anche quello. E vi faccio delle spruzzate di acquerelli qui e là. Rosso, vediamo cosa succede. Non lo so nemmeno io cosa succede. Adesso andremo a vedere. Poi siamo. Dov'è il verde qua? Ah, bravo. Il verde. Avendo il foglio un po' bagnato, sappiamo che gli acquerelli già si espandono. E adesso la piega. Vediamo cosa succede. Partiamo dal centro e sempre dolcemente andiamo a spalmare il colore che abbiamo messo. Sì, devo dire che Vediamo. poi quando si vede Anna, anch'io che sono sempre, nonostante sia cresciuta circondata da colori, ho sempre avuto una grande soggezione di creare, invece così sembra proprio un gioco, insomma, sembra proprio una. Adesso apro, attento. No, vabbè, ecco, vedi, il centro poteva venirci meglio, ma adesso lo recuperiamo un attimo. Vediamo una pacchettina. Si recupera tutto e adesso vediamo come è venuto. Niente, anche questa, una volta asciutta, la potete utilizzare come volete, la potete sia incorniciare che poi usare come copertina del vostro libretto che andrete a cucire. Che adesso, una volta ripulito il nostro tavolo, andremo a vedere come fare. Ecco qua. Allora, intanto vi dico Bene. finché recuperi il set per il prossimo lavoro, vi dico che abbiamo fatto dei sondaggi
Il 25% del pubblico non, diciamo, conosceva già Primo e i prodotti Primo e in generale, mentre il 70%, oltre cioè, la rimanenza non conosceva ancora questi prodotti. Impariamo adesso a fare un piccolo diario con le nostre mani. Chiedono se mi pareva di aver letto una domanda. Se consigli di far asciugare all'aria aperta o di forzare l'asciugatura? No, consiglio sempre di farla asciugare naturalmente, non di forzarla. Se avete il tempo, lasciatela asciugare naturalmente, è sempre la cosa migliore. Se invece siete di fretta e dovete fare un regalo, va bene, la potete anche asciugare con il foam, però ecco, rischiate sempre di rovinare l'effetto avuto. Allora, è già asciutto, vedi? Ecco. Allora, visto che abbiamo del tempo, vero? Possiamo fare tutti e due. Quanto tempo abbiamo? Vai tranquilla, non c'è problema. Prosegui e quando superiamo perché, i minuti vi avviso. Allora, io. Vediamo. Se questo, vedi, questo l'abbiamo messo al sole un attimo, è già asciutto. Quindi vi posso far vedere già il primo libretto che possiamo creare con il monofascicolo, cioè è la cosa più semplice del mondo, si parte dal fascicolo, che è appunto solamente una serie di fogli piegati. Quindi io sono partita proprio da dei fogli a 4. Vediamo se posso farvi vedere qua. Sono partita da dei fogli a 4, vado piano così. Ok, piegato a metà, lì. Ne posso piegare anche 2 o 3 alla volta, basta che appunto mantengano la piega, che non diventi un fascicolo troppo grosso, perché poi è quello alla fine il problema che potremmo riscontrare. Una volta che ho piegato il mio blocchetto di fogli a metà, mi posso mettere, vabbè, dopo userò una superficie morbida per bucarli con un ago da lana, che è un ago grosso, così, ecco, che si trova ancora in qualche merceria singolo, se no si trovano dei pacchetti di diverse misure, ma a voi andrà bene il più grosso che trovate, con la punta che possa bucare la carta, però è importante che abbia la cruna, che è la parte dove passa il filo, abbastanza stretta, perché spesso gli aghi da lana hanno la cruna grande, molto larga, appunto per far passare il filo di lana grosso. Invece per il nostro libro non va bene la cruna larga, perché aprirebbe il buco in maniera esagerata, e poi il filo, quando è lasco dentro il buco, rischia di strappare la carta. Allora, come dicevo, apriamo il nostro pacchettino a metà, con un righello ci calcoliamo a circa 2 centimetri dalla fine, c'è un buchetto, altri 2 centimetri dalla testa facciamo un altro buchetto, più o meno, che siano a uguale misura, potete farla anche a 3 centimetri, basta che sia una distanza, insomma, che ci stia un dito dentro, anche un pochino di più, quello che volete, che vi sembra più, basta che non sia troppo verso l'esterno, perché poi rischia di consumare la carta, il filo, e quindi di strappare il vostro libretto. Tra i 2 buchi che avete trovato, sono più o meno a 16 centimetri così di distanza, ne fate un altro, e il vostro terzo buchino, e da qui si parte a fare il monofascicolo. Adesso noi mettiamo anche il nostro foglio di carta che ci siamo preparati e cuciremo tutto insieme in un batter d'occhio, faremo il nostro libretto. Quindi pieghiamo tutto quanto, così. Meglio non, allora di solito
In questo mestiere si passa sempre il dorso con una stecca d'osso, però adesso non lo possiamo fare perché sennò la carta si rovinerebbe. Quindi andiamo piano piano, così con il dito, a schiacciare il nostro dorso. Ecco, in modo che faccia corpo unico. Poi apriamo a metà, con le dita qui, teniamo ben salda la carta, con due dita dietro che stanno a cavallo, si vede? E un dito e mezzo, in modo che i fogli non si muovano. E andiamo a finire i buchi, perché alcuni dei fogli che avevo sono già bucati, ma altri no, come la copertina, ad esempio. Quindi io riprendo i buchi che avevo già. Voi immaginatevi di farli da zero. Ecco qui. E poi andrò a preparare il mio ago e filo. Allora, questo ce lo teniamo per il libretto, che il filo bianco è meglio che stia dentro. Nel libretto che faremo dopo ci servirà quel filo bianco lì, tanto non si vedrà la cucitura del libro. Mentre in questo noi vogliamo che esca, che si faccia ben vedere, e possiamo usare degli spaghi colorati, come per esempio in questo caso. Lo possiamo fare anche doppio, in modo che sia più grosso, perché questo in realtà sarebbe uno spago da cucito, non da legatoria, perché gli spaghi da legatoria non è che si trovano tanto facilmente, bisogna andare nei negozi specializzati. Ecco. Ce ne sono a Bologna oppure online, si trova tutto. E sono spaghi più grossi. Io l'ho messo doppio, l'ho messo doppio, così si vede meglio. Allora, prendiamo più o meno, così ci basterebbe una doppia misura, quindi quanto filo prendo? Io ne ho preso un po' di più del doppio, quindi così, una misura, un'altra misura. Poi ne ho tenuto un po' di lasco, se vogliamo fare una decorazione, mettere una perlina alla fine sul gancetto che esce, insomma, poi si può spaziare con la fantasia. Dunque, usciamo fuori, dall'esterno, sul buco, dove poi vorremmo far uscire lo spaghetto, perché poi si finirà la cucitura con uno spaghetto che esce. Quindi se vogliamo lo spaghetto in alto, partiamo da qua. Se vogliamo lo spaghetto in basso, partiamo da là. Io lo voglio dal centro, quindi parto dal centro. Entro da fuori, stando sempre attenta a non far spostare tutti i fogli. Entro. E mi lascio una codina così. E mentre lavoro devo stare attenta che la codina non mi scappi dentro, ovviamente. Ritorno fuori, dall'alto o dal basso, è indifferente. Quale dei due scegliate è indifferente, tanto il lavoro è uguale. Esco. Poi rientro, stando attenta a non pizzicare il filo, quindi possibilmente da un lato e l'ago cerco di puntarlo dall'altro in modo da non infilarlo in mezzo. Avete capito come? Magari cerco di riattivare anche la telecamera dall'alto. Marco, riesce a dirmi se si vede o no? Io la vedo spenta in questo momento, però non volevo interrompere Anna in questo passaggio cruciale. No, no, interrompimi tranquillamente. No, ma frontalmente si vede. Io lo posso fare anche così, se vedete meglio. Guarda, così meglio. Sì, si vede bene. Ecco. Allora, la codina l'ho allungata ancora di più, così dopo posso farci quello che voglio. Insomma, meglio averne di più che di meno. Quindi, da fuori sono entrata, ok? Sono andata fuori di nuovo. Sono rientrata. E adesso sono dentro, quindi dovrò uscire dal terzo buco che mi rimane, questo modo. E da qui basta, questo è il monofascicolo, quindi è un libretto veramente semplice che si può utilizzare anche regalo dell'ultimo minuto. Gli fanno sempre questo tipo di libretto con la copertina di quella, magari anche con disegno,
di un dinosauro, di qualsiasi cosa con una decorazione, con... poi veramente è vario tutto quello che si può fare. Dunque, qui possiamo, appunto, come vi dicevo, mettere una perlina alla fine, oppure possiamo lasciarcelo anche lungo per fare una sorta di giro, così. Oppure lo possiamo tagliare corto, però già questo è un libretto carino che possiamo usare. Ecco, questo è proprio il modello base. Adesso andiamo a vedere come farne uno un pelo più complesso. Ecco, il nodo è sempre bene riuscire a farlo incastrare dentro questo buco e che il filo sia ben teso. Di solito si fa la prova interna con questo rumore qua, deve essere abbastanza teso, ecco. E così avete un fascicoletto che potete fare quello che volete, farne ciò che volete. Ecco. Uno è questo. Adesso, se è dell'interesse, andiamo avanti sul più complesso, insomma. Dimmi anche tu, Marco, se insomma, Allora, sì, si vede, ci siamo ancora? la parte frontale si vede bene, ci sono delle persone come Monica che La ci dicono che è telecamera bello. dall'alto che non... E Monica e Daniel ci dicono che è molto bello. E Simonetta ci chiede, questa rilegatura come si chiama? Lei suppone a punto lungo, però non so se sia così. Sai che non lo so come si chiama quella lì, proprio semplice, semplice, però so che il modulo per poi cominciare la legatura più semplice che comprende l'unione di più fascicoli che si chiama a catenella. Quindi quella lì è diciamo l'inizio della legatura a catenella, però da sola non so se ha un nome. Può Ok, essere appunto lungo, può comunque essere, non c'è un lo so. Ok. pubblico molto interessante a vedere il seguito della lavorazione. Laura ci chiede anche se farai vedere la rilegatura dal basso o dall'alto. Adesso ve la faccio vedere, Ok, perfetto. perché quando facciamo la catenella, adesso creeremo un piccolo diario un po' più elaborato per chi si vuole cimentare. Allora, che cosa abbiamo fatto? Io ho tagliato a metà dei fogli A4 adesso, che sono gli stessi che avevo usato per questo. Scusate, tutto a posto. Non ti preoccupare. Comunque, interrompi quando vuoi, Marco. Io non sto mica facendo un. Allora, qua chiedono, leggo che ti domandano di nuovo che aghi si usano. Da lana, eccolo qua. Da lana, però con la cruna piccola. Oppure, se uno ha voglia proprio di sviluppare meglio questo Considera. esperimento. Vai un po' più giù con le mani, Anna, mettiti un po' Sì, più ah, vicino al scusa. tavolo e avvicinati un po' alla Così. telecamera frontale, perché è quella che si vede un po' di più, allunga un po' le... Esattamente, perfetto. Quindi è un ago grande con cruna piccola di... Esatto. Questo sarebbe un ago da legatore, alla fine. Cercando anche su Etsy o sui vari portali online, ci sono gli aghi da legatoria. Però dovete sempre guardare, secondo me è una cosa importante, perché anche in quelli da legatoria a volte fanno la cruna molto grossa, invece la cruna deve essere quasi sottile come il corpo dell'ago, perché sennò va ad aprire il buco troppo. Capito? Certo, no, ma in giro anche tra i nostri espositori del mondo tessile, Ah, ecco, ci quelli più sono. forniti li hanno. Esatto, perché infatti negli aghi da lana spesso ci sono questo tipo di ago qua, insomma. Poi ti chiedono anche un fascicolo con quanti fogli si fa? Allora, potete scegliere voi la misura. Questo l'avevo fatto con una decina di fogli, perché è un libretto solo, quindi almeno avere una ventina di pagine per scrivere o per disegnare, insomma, mi sembrava un corpo di una giusta consistenza. Mentre adesso il libretto che faremo, io ho scelto di fare quattro fogli per ogni fascicolo.
e farò 5 fascicoli. Quindi ora mi metto a piegare 5 fascicoli fatti da 4 foglie. 1, 2, 3 e 4. Appunto, per chi ci chiedeva come si uniscono più fascicoli, adesso lo vediamo. Esatto, adesso lo vediamo, perché quella era la base. E ora ci creeremo proprio un piccolo diario. 2. Ecco, chiedevano anche, non so se hai già risposto, non l'ho perso io, se copertina e foglie hanno la stessa misura o c'è uno scostamento. Allora, sì, hanno più o meno la stessa misura, però la copertina sarebbe meglio che avesse un paio di millimetri in più, perché vedete qua, per esempio, che si vede il filo di bianco. Non è una cosa molto elegante, quindi facendo la copertina più ampia si copre questa distanza e abbiamo appunto una copertina che avvolge meglio il corpo del libro. Oppure alla fine, quando avete finito questo libretto, vi potete mettere su un piano in sicurezza, cioè per esempio, eccolo qua, potete fare questa cosa. Cioè, mettervi su un cartoncino con il regalo e tagliare con il taglierino, in modo da avere, ve lo faccio così vediamo il risultato. Piano piano si fa un po' di foglia alla volta, tenendo sempre fermo il righello. Così poi si ha un taglio del libro a filo, che è molto più carino, ecco, così, se si vede bene. Bene, ecco, potete fare questo lavoro se avete pochi fogli. Dunque, adesso faremo la nostra legatura qui. Allora, 1, 2, 3, 4, facciamo altri 2. Questi non li avevo ancora preparati, ce li avevo in formato A4, quindi adesso li andrò a tagliare. Tra l'altro, spesso nel libro d'arte si fa una cosa, cioè stavo pensando, no, che magari uno non li taglia perfetti, sono un po' in dislivello gli uni con gli altri, hanno il bordo frastagliato, ma spesso questo bordo frastagliato qui lo si frastaglia ancora di più con una raspa. Quando si è finita la cucitura, a volte gli si dà con la raspa da fare per rovinarlo e per fare quell'effetto, vedete un po' come qua che è venuto, perché fa quell'effetto di carta fatta a mano. Spesso i fogli di carta fatta a mano, d'acquerello, hanno il bordo frastagliato, no? Perché sono stati fatti con il telaio. Allora, qui facciamo altri 2 fascicoli, 1, 2, 3, 4. Quindi ho detto 4 foglie per ogni fascicolo. Qua, 4. Altri 4. Allora, intanto c'è qualcuno prima che ci ha scritto che mi ha colpito, che userà questa tecnica per, in occasione della laurea della figlia, per preparare le foto, e mi sembra un'ottima idea utilizzare dei progetti bellissimo, vedi, che sono nati per una funzione di un certo tipo, poi per arrivare ad altri risultati. Ecco. E in bocca al lupo. Dunque, questo sarà il mio libretto. Ora adesso lo devo bucare qui. Farò sempre i soliti 3 buchi che ho fatto nel monofascicolo. Però come faccio? Ogni volta mi devo calcolare con il righello? No, io mi preparo un cartoncino come questo. Un cartoncino. Si
siamo rimasti sempre con una telecamera, ma resistiamo. Dovete accendere l'audio della telecamera che è rimasta, perché stavamo usando l'audio dell'altro. Quindi portate pubblico, porti un attimo di pazienza, sentirete la mia voce e non quella di Anna, perché sono rimasto un attimo senza audio. E nel frattempo lei sta continuando con la fascicolazione. E interveniamo subito per... Ecco, adesso è rientrata la telecamera. E dovremmo riuscire a risentirle nuovamente. Il bello della diretta, portate pazienza. Nel frattempo comunque ringraziamo tutti voi per essere qui. Vedo che c'è una bella interazione sulla chat. A posto? Ecco. Ecco, adesso ti sentiamo, perfetto. Benissimo, benissimo. Si sono dovuti sorbire la mia voce anziché la tua, però dai, ci siamo. Stavo dicendo, Anna, che c'è una bellissima interazione. Sì. Abbiamo visto che la maggior parte del pubblico è proprio incuriosito dal tema dell'allegatoria ed è abbastanza bizzarro, visto che insomma si tratta di tecniche veramente antichissime, però non si smette mai di recuperarla. Oggi, in questo momento storico, viviamo tutti con una scrittura digitale. Però a mio avviso scrivere e utilizzare il supporto cartaceo e riprendere in mano la carta è veramente una cosa quasi terapeutica in questo momento. Esatto, sono d'accordissimo, ed è per questo che io ho scelto questo lavoro. Perché infatti, veramente possiamo consigliare a tutti, quando uno non è in forma, la carta è meglio dell'analisi in certe situazioni. Sì, davvero, davvero. Cioè, la carta, anche la pittura, insomma, tutte le... Perché lavorare con le proprie mani ti distoglie per forza dall'attività della mente fine a se stessa, no? Quindi le mani hanno la loro intelligenza e, appunto, la mente non può distrarsi nei suoi voli pindalici di sempre, quando... Ecco perché pensare troppo fa male, sono sempre stato di questa idea. Esatto. Nel frattempo, esatto. Gloria ci scrive che nel buco che c'è stato, che non ci sentiva, ha iniziato a tagliare fogli. E poi Maria Gabriella ci chiede i buchi, i fori, rispetto al centro del foglio, dove vanno fatti, magari questo potrebbe... Adesso lo riprendiamo, perché... Li dobbiamo rifare qui, quindi adesso riprendiamo questa, perfetto. Questa parte dei buchi. Allora, qui vedete che io ho un pezzo di gomma piuma, però voi potete usare anche dei calzini distesi, una felpa vecchia. Basta avere una superficie morbida su cui far bucare l'ago, perché se io... buco, appunto, prendiamo questo pezzettino qua, è molto più facile avere una superficie morbida su cui bucare, no? Allora, come facciamo i buchi su tutti questi fascicoli? Io mi sono creata questa piccola dima di cartoncino con un pezzo di una qualsiasi copertina di un album da disegno, che inserirò nel centro del mio fascicolo, così proprio, bella incastrata, perché l'ho tagliata a misura. Devo riuscire a incastrarla bene con le dita, in modo che rimanga ferma. E da qui mi prenderò le misure e farò i miei tre buchi. E poi la riproporrò a tutti i fascicoli, in modo da avere già il buco fatto, senza dovermi calcolare ogni volta. Allora, un buco va certamente in mezzo, però prima di tutto si fanno i buchi... esterni, quindi, ma poi andate a occhio, basta che facciate una cosa armonica e bilanciata, ecco. La metà di 12 è 6, quindi facciamo un terzo buco, e qui avrò i miei tre buchi.
che utilizzerò per andare a bucare tutti i miei fascicoli. Quindi prendo il mio ago, buco, buco, buco. Ci sono anche dei comodi punteruoli che vendono nei negozi di belle arti, che sono dei bastoncini, come dei bastoncini di pennello, così, con alla fine però un ago, e quello è molto comodo per fare i buchi, così non vi assassinate il dito. Ecco, tre buchi qua, cerco di metterli sempre nella stessa direzione, quindi userò un altro fascicolo, mi ripropongo i miei tre buchi. Qui. Uno, due, tre, chiudo e metto qui, uguale questo, poi non c'è un metodo univoco, io ho imparato così e poi ho sviluppato così, però ogni artigiano ha i suoi segreti, le sue tecniche, quindi poi magari qualcun altro vi insegnerà in maniera diversa. Ecco. Poi Anna, allora, ci sì. chiedono, poi magari ce lo dirai quando finisci, se si volesse creare un progetto con un formato A4, sì. O con dei cartoncini 30x30, come fare a superare il formato, insomma. Ma l'importante è che, allora, se il formato è la pagina 30x30, vuol dire che il tuo foglio da piegare poi per creare il fascicolo dovrà essere 60x30, capito? Se invece è un foglio A4 che tu vuoi rilegare, dovrà essere un A3 il formato. Quindi devi sempre tenere conto del doppio, no? Questo per esempio è circa 10-15, sì, 10-15, ed è una parte di una 4, insomma, la metà di una 4. Ecco, ma si possono utilizzare tutti i formati, basta trovare la carta della misura che si vuole. La si può anche far stampare in una tipografia. Se uno vuole, per esempio, rilegarsi il suo libro stampato, può farselo stampare nella misura che vuole, poi se lo rilega lui. Il metodo per unirli è sempre lo stesso, esatto. Non cambia, sì, esatto. Col formato. Esatto. E questo è il metodo più facile, che si chiama appunto a catenella. Poi ci sono altri tipi di legature più complesse, più o meno complesse. Alla fine il risultato che avrete è più o meno questo. Prima Maria Teresa ci aveva chiesto anche una cosa, ma non ti ho interrotta. Ma interrompi, io posso parlare anche mentre sì, lavoro? Sì, certo. Quando si colora il cartoncino o la carta con così tanto carico di colore, non si rischia che poi la carta si crei quell'effetto ondulato, diciamo, e come si fa a mantenerlo il più possibile piano? Ah, ecco, è una buona domanda. Per esempio, questo libretto che abbiamo fatto noi prima è un cartoncino, quindi non ha perso più di tanto la sua forma, però sarebbe cosa buona metterlo a riposare per qualche ora, meglio ancora una notte intera, sotto una pila di libri pesanti. Quindi, per esempio, per non rischiare di sporcare magari i libri, si usa un cartoncino, lo si appoggia sopra, e sopra gli si mette una pila di dizionari, sì, esatto, qualsiasi cioè tanti libri che avete in casa, e lo si lascia lì a riposare. E quell'effetto di piegatura andrà un pochino scomparendo, ecco. Questa per esempio adesso è molto ondulata e ci sarà poco da fare, cioè non è che diventerà stirata come carta nuova, a meno che noi poi non la incolliamo qui, che la colla allora va a bagnare di nuovo la fibra della carta, che si distende, quindi si liscia, e quando è ancora umida la mettiamo sotto peso
anche questa per una notte intera, il giorno dopo avremo un libretto molto più liscio. Molto figo. Ti faccio una domanda invece io da Marco, diciamo. E sì. In laboratorio fate corsi anche? È possibile fare delle esperienze, sì, oltre a acquistare il prodotto? Sì, sì, certo, certo. Abbiamo uno spazio piccolo, però è quello che vorremmo fare, ma siamo anche molto, molto disponibili a fare corsi fuori sede, cioè noi veniamo con tutta l'attrezzatura e possiamo tenere i corsi anche fuori, ecco. Per qualsiasi cosa comunque riguardante la bottega, direi che potete contattarle serenamente sulla pagina Instagram, che dovrebbe, esatto, essere fissata, dovrebbe essere fissata nei messaggi in alto. E seguirle, perché sempre quando ovviamente organizzano corsi o iniziative lo scriviamo lì, lo comunicano lì. E, dove siamo? Ci chiede Laura. Siamo a Padova, sia l'azienda di colori che Anna è con il suo laboratorio in Bottega Barbarigo a Padova. Loro sono proprio in centro, vicino al Duomo. Ecco, Simonetta, esatto, ci chiede Anna e Matilde anche i laboratori con le classi delle scuole. Questo è un tema molto importante. Volentieri, sì, ma è che nel nostro laboratorio non abbiamo proprio spazio, cioè è piccolo piccolo e facciamo fatica anche noi a muoverci, quindi stavamo pensando, insomma, purtroppo i corsi che potremmo fare sarebbero ridotti, ecco, di poche, certo, persone alla volta. Questo, a meno che non si... a meno questo che è un discorso che sta molto a cuore, sì, abilmente, storicamente. Prima, sì, del periodo Covid, prima che il Covid arrestasse alcuni dei nostri progetti, avevamo sempre dei laboratori dedicati alle classi nelle giornate di giovedì e venerdì in fiera, e poi il sabato e la domenica dei laboratori specifici dedicati all'attività bambino-genitore, che è una cosa molto bella, perché cosa succedeva molto spesso? Che magari le famiglie potessero venire in fiera, la mamma magari aveva degli interessi specifici nel mondo della fiera, e il papà con il bambino o la bambina poi viveva un'esperienza con una, appunto, insegnante, un'argiana, che faceva vivere un'esperienza di corso insieme, e padre e figlio o madre e figlia cimentavano appunto in attività molto spesso legate al colore o legate al recupero, diciamo all'utilizzo di materiali di scarto, che è una cosa che ovviamente le scuole fanno molto spesso, perché hanno bisogno di fare dei progetti molto semplici che possono essere utilizzati da tutti e fatti e replicati da tutti. Certo. Quindi molto bello. E adesso ovviamente vedo in chat una nostra cara amica, che è Elena Marconato, che era una delle protagoniste, un'insegnante, una formatrice di insegnanti, che ci ha sempre aiutato a sviluppare questo tema, e speriamo di tornare a fare questi progetti, perché ci tenevamo molto al fatto che ci fossero dei contenuti non solo commerciali in fiera, ma anche appunto di interazione con una parte culturale di sviluppo delle persone. Benissimo. Io procederei, così almeno impariamo la legatura, quella più semplice, se no non abbiamo abbastanza tempo. Sì, vai, siamo a un'ora e un quarto circa, quindi insomma ci accingiamo alla fine del nostro evento. Pure. Sì, perché poi speriamo di riuscire a fare anche la copertina, ma insomma intanto vi faccio vedere la legatura del corpo libro, ok? Allora, i nostri 5 fascicoli me li pongo così all'esterno, con i buchi che guardano oltre me, e prendo una misura di filo che sarà pari a spanne alla lunghezza dei miei 5 fascicoli, quindi un fascicolo, 2, 3, 4, 5, e ne prendo una in più per stare tranquilla, per fare i miei vari giri catenelle. Ecco. Io avevo preso un pezzo di filo a caso, adesso non taglio, però se fossimo attaccati al rocchetto taglierei qua. Ecco. Adesso questo pezzettino me lo tengo in più, ma più o meno dovete prendervi la stessa misura di quanti fascicoli avete più uno, quindi 6 misure di altezza. Ecco qui. Allora, primo fascicolo. Qualcuno ha chiesto
Si può usare il punteruolo per la lana cardata? Sì, certamente. Non ho presente bene quale sia, però va benissimo. Allora, qualsiasi punta che vi permetta di bucare la carta senza fare un foro troppo grande va benissimo. Allora, parto dal primo fascicolo tenendo sempre il dito in mezzo. Da fuori prendo il primo buco che ho alla mia destra. Entro, tiro fuori tutto lo spago lasciando una codina. Entro dentro di nuovo e qui farò un gioco che si chiama l'otto della catenella, perché devo creare un numero 8 che prima di entrare nell'altro buco qui mi aggancio al fascicolo successivo. E questi due fascicoli iniziali saranno il mio corpo base a cui attaccare poi tutto il libro. Entro dentro, da fuori, entro nel buco dell'altro fascicolo, quindi frontale all'altro fascicolo, e li leggo qui, no? Poi esco dall'altro fascicolo, cioè dallo stesso fascicolo su cui sto cucendo, ed entro in quello sotto. Adesso entro in questo sotto e li sto legando tra di loro, vedete? Ora lo capirete meglio. Il filo fin qua può rimanere abbastanza lasco perché lo tirerò alla fine, quando farò il mio primo nodo, perché ogni fascicolo che si lega si farà un piccolo nodo. Ecco, ora sono uscita da lì, dal terzo buco, no? Rientro dentro dove ero già entrata qui all'inizio. Ecco qui. E comincerò la famosa catenella. Si passa dentro qui, si passa, avete visto, no? Si passa qui dentro e si va sopra per poi completare quest'ultimo spazio. Tutti gli spazi tra i buchi devono essere sempre completi, se no vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Quindi in ogni fascicolo dovrò avere il filo che passa tra tutti i buchi. E non deve mai passare fuori invece. Cioè il dorso dei fascicoli deve essere sempre libero. Qui mi ritrovo fuori dove ho la codina. Cosa faccio? È il momento di tirare, quindi tolgo le mani. E qui posso tirare, non troppo, se no sbrego la carta. Però in questo modo avrò una cucitura fissa. Ecco qua. Mi faccio il mio primo nodino. Livello i fascicoli, vedo se sono allineati. Non serve tirare troppo, dopo un po' con la pratica si capisce anche quanto tirare. Ecco. Faccio un nodino doppio. E da qui posso proseguire con la cucitura dei miei fascicoli. Ecco, dopo questo filo si taglierà quando andremo a mettere la copertina. Il resto dello spago ce l'ho ancora attaccato. Ne prendo un altro e me lo ribalto così a panino. Metto il dito sempre in mezzo, lavoro con il dito sempre in mezzo in modo da poter sempre trovare la metà del fascicolo. Ricomincio come avevo fatto all'inizio, da fuori, entro, rientro qui ed esco. Quando sarò qui, tiro bene, come faccio ad agganciarmi sotto se tutti e due i buchi occupati? Con la famosa catenella. Quindi dovrò infilare il mio dito tra i primi due fascicoli e far passare l'ago sotto qui. Vedete dove? Non buco la carta, vado proprio ad agganciare la cucitura che ho fatto prima.
così, vado sotto e ritorno sopra. Così mi sono agganciata. Adesso vedete un po' meglio. Rilineo tutto. Prima di tirare questa asoletta qui, ci vado dentro. E questa è la catenella, praticamente. Ora tiro bene tutto. E la chiudo. Scusatemi. La chiudo. Una volta che è chiusa, salvi chi può. Se avete lasciato dentro l'asco, il vostro, adesso vi faccio vedere dove, questo, se è l'asco, purtroppo dovete tornare indietro se riuscite, ma dovrebbe fare sempre questo rumore qui, essere sempre bene in tensione. Quindi, dove ero rimasta? Avevo chiuso l'asola e adesso devo rientrare nel buco da cui sono uscita, quindi rimetto la mano nel primo fascicolo, entro nel mio buchino, e proseguo completando quest'altro pezzo. Vado qui, e tiro. Anche qui, come farò a legare il fascicolo sopra al fascicolo sotto se ho tutti i buchi occupati? Vado nella catenella sotto e tiro così. Allora, non è semplicissimo con la risoluzione, no, e con, diciamo, i vari filtri web, diciamo, far vedere, far risaltare come si fa la catenella. Sì, non è molto facile, infatti bisogna essere un po' dal vivo a vedere... Però era più o meno per farvi capire come... Guarda, no, è proprio un problema di contrasto. Ad esempio, se il foglio fosse stato nero o il filo colorato, magari si percepiva di più. Però una cosa che possiamo fare, siccome dalla telecamera sopra la tua testa non si vede molto bene, invece quella frontale si vede bene, se riesci ad avvicinare... Ah, ok, esatto, così, sì. Esatto, se riusciamo proprio a far vederne una... il più possibile vicino, magari sì, adesso si provo a meglio. Adesso provo a farvela ripartendo dall'altro, tanto poi ho imparata la tecnica, è sempre la stessa. Che tipo di filo si usa, Anna? Scusami, questa è una curiosità personale. Guarda, ti dicevo, questo è uno spago normalissimo che si trova in merceria. Si può usare qualsiasi filo. Cioè, lo spessore non è un problema. Sto pensando, beh, no, questo è il limite della sottigliezza, sarebbe meglio anche un po' più grosso, sarebbe meglio così, okay. Però questo spago così non... Io questo ce l'ho perché è da legatoria e si trova nei negozi specializzati, però a casa basterebbe fare un giro nelle mercerie e trovare uno spago, ecco, così. Così, da così ha un po' più grosso, anche quegli spaghi di cotone, con cui si fanno le treccine al mare, per esempio. Certo. Capito? Anche quelli vanno benissimo per fare una cosa. No, sto pensando che magari cambio il filo per vedere se si vede un po' meglio. Lo facciamo, cioè, ripartiamo dall'aggancio qui, facciamo finta che io abbia il filo rosa. Tanto si può fare. Va benissimo. Considera che siamo a 1:25 più o meno, così facciamo due conti anche sui tempi. E vedo che comunque l'interesse rimane altissimo perché il pubblico che è entrato all'inizio è rimasto... Non lo so, potrei fare una domanda di sondaggio. Se al pubblico interessa di più che continuiamo a vedere la spiegazione della cucitura, oppure se gli interessa di più che facciamo la copertina. Lo facciamo subito. La facciamo subito. Facciamo subito il sondaggio. E se preferiscono vedere la chiusura della copertina e magari rimandare a un'altra puntata o magari al video del cap la catenella. Facciamo così.
faccio finta che io mi sia agganciata. Il nostro limite è l'ora e mezza. No, no, non abbiamo limiti, era solo una necessità di comunicarvi, diciamo, più o meno quanto tempo è passato, non c'è problema. Sì. Perché sennò secondo me possiamo fare un altro fascicolo con il rosa, così vediamo bene una cucitura e poi la copertina. Per noi va benissimo. Sono due, invece che uno, non ci mettiamo molto di più. Allora, qui la preferenza in questo momento è 72% copertina, 27 catenella. Quindi immaginavo. Quindi potremo allora, magari... La faccio velocissima, esatto. Giusto per... Oppure okay, facciamo la copertina e ci lasciamo poi un minuto per, alla fine, per fare il rosa, che magari contrasta meglio, come ha successo. Ma dopo dobbiamo ripreparare tutto perché vi faccio... Ah, ok. Allora vai. La faccio veloce, così quel 26% che sarà già pro è interessante. Okay, non appena guarda, detto 26%, siamo schizzati a 32, quindi c'è stata una reazione. Ecco, allora facciamo finta che io sia uscita con il filo da qua, no? Oppure possiamo anche fare finta di aver ricominciato da zero il libretto, perché è lo stesso identico meccanismo di salto. Allora, entro da fuori. In uno dei due buchi esterni. In questo caso avevo finito a sinistra, quindi sono rientrata a sinistra. Vado dentro. Mi leggo sotto dove avevo cucito prima, così mi aggancio proprio alla cucitura. Vedi, questa qui è la catenella, praticamente si crea un'asola tra il buco e la cucitura sotto, in cui io devo passare in mezzo. Ci passo in mezzo, rientro dentro al fascicolo, che è questo. Poi ovviamente quando uno fa il corso dal vivo, la maestra viene a vedere lo studente per studente e gli dice: bravo, fai così, no? Cioè, qua adesso cerchiamo un po' di immaginare, mi dispiace che si veda così poco, ecco. Comunque si può anche fare delle prove così. No, ma già il contrasto poi, con rosa si vede già meglio, si percepisce meglio il filo. Ecco, all'esterno, quando chiudo, prima di chiudere la stessa asola, ci passo in mezzo. Ecco, ci passo in mezzo, prendo l'ultimo fascicolo che mi è rimasto e riparto da dove ho finito, quindi da destra in questo caso. Vado dentro il buchino. Esco in mezzo. Mi aggancio al fascicolo sotto, quindi passo tra i due. Vedo l'ago dov'è? Eccolo qui. Tac. Posso uscire col culetto. Qui. Cerco di tenere più teso possibile, perché sennò mi si... qui l'asola, ci passo dentro, abbiamo quasi finito, tiro bene qui e rientro nell'ultimo fascicolo che poi andrò a completare qui. Ecco, mi aggancio col fascicolo sopra al fascicolo sotto, se voglio posso tirarmi dentro i ciuffetti, me li tengo pizzicati col dito, prendo, ecco, no, dal fascicolo sotto, scusatemi, esco col lago, alla catenella, centro dentro e ho finito. Sì. Lo posso rifare un'ultima volta, cosa? Più basso? Sì. Lo posso rifare un'ultima volta in modo da ho preso il filo sbagliato, scusate. Ecco. E ho finito.
Ora me li taglio. Taglio anche il ciuffetto che avevo fatto qui. Ecco, e ho fatto il mio libretto. Proprio semplicissimo, eh? Però dà soddisfazione, perché poi uno dice, guarda, l'ho cucito tutto io. Vi faccio vedere dov'è. Con il rosa. Ecco qui. Ora, come mi faccio la copertina? L'ultimo passaggio. Andrò a usare una delle carte morbide che ho fatto prima. L'ultima che avevo fatto, quella verde, si è asciugata, se no avevo un'altra. Perché la carta che avevo fatto all'inizio sul cartoncino mi darà un po' più di difficoltà nel rimboccare gli angoli. Questa va bene, no? Quando io faccio una copertina di cartone, che ora prenderò i due cartoncini che avevo detto di procurare, eccoli qua, due cartoncini abbastanza rigidi, questi sono di un millimetro di spessore, dovrò tagliarli a misura per avere un lavoro carino, insomma, e faremo la cosa più semplice, ovvero... Allora, il cartoncino va tagliato della stessa misura in larghezza, quindi mi terrò un segno qui, stessa misura della larghezza, però nell'altezza avrò bisogno di lasciare un bordo che si chiama unghia, l'unghiatura del libro, che verrà fuori anche di qua perché poi si sposterà. Quindi tengo un'unghia che è più o meno di 4-5 mm. Sotto e sopra, e mi ritaglio i miei cartoncini. Taglierino ce l'hai? Sì, eccolo qua. Allora, faccio un attimo, mi tiro le linee. Ti dicono bravissima. Grazie. Bravissimi voi, se siete riusciti a starmi un po' dietro, perché io mi ricordo la prima volta che ho fatto questo lavoro qua della cucitura, non capivo niente, ma niente. Poi ti chiedo una conferma, qualcuno chiede se è effettivamente come quando chiudi un punto nella cucitura al tessuto, un po' il... Ma sai che questo è il mio grande dramma, nel senso che ho la mamma sarta e non so fare un punto. Non so cucire con la cucitura tradizionale, non sono capace. Benissimo, benissimo. Allora, aspetta, mi taglio bene la mia copertina. 4 mm sopra e 4 mm sotto. Sì, anche 5. Dai, 4-5. Poi vedete un po' a sentimento se vi piace. Fate 4-5, dai, no. Allora, questo me lo ritaglio su di lui. Ci siamo, eh? Sarete annoiatissimi, visto che siamo tutti abituati a vedere dei video di 3 secondi sempre su come si fanno le cose. No, ma anche questo, Anna, sai, il fatto che tu riesca a vedere con calma i passaggi... Non è caotico, non ti stanca, e insomma, queste persone sono con noi da un'ora e mezza e vedo che sono lì, fanno domande. Aurora, per esempio, ci scrive: il corso migliore e interessante, senza niente togliere agli altri che ho seguito ieri stamattina. Si è aperto il mondo. Wow! Ti chiedono di andare anche all'edizione di Abilmente di Milano. Perché? Ecco, vedi. Vi assicuro, Matilde e Anna, che non sono degli amici che ho pagato per... Adesso ci servirà della colla vinilica per forza di cose, perché non si può fare con la colla stick. Guardate che non mi sono asciugata le mani, bagno tutto. Allora, abbiamo più o meno altri 5 minuti e poi dobbiamo concludere con la parte finale. Quindi... Spiego grandi linee. Allora... Dunque, il mio foglio di carta ce l'ho così, i cartoni li dovrò incollare sopra, mi misuro più o meno la distanza che mi servirà tra i due cartoni, che sarà praticamente l'altezza del dorso del mio libretto più
un lasco di apertura che si chiama canaletto sopra e sotto. Ed è per questo che io vi ho fatto prendere la misura del cartone tale quale misura della pagina, perché poi verrà spostata in qua, vedete che l'ho fatta slittare perché lei sarebbe di questa misura, ma per ottenere il canaletto devo farla slittare in avanti per ottenere questo respiro, ok? Vi spiego, cioè, più o meno così, che poi... Allora, dovrò andarci sopra con l'altro, lasciando sempre il canaletto, appunto. E poi la mia copertina qui, che verrà rimboccata sui due cartoni. Ok, più o meno il mio... la mia misura è questa, con i due cartoni così, più... Ora me la segno, più i canaletti che sono questi, ok? Quindi questa misura qua. Allora io cosa faccio adesso? Preparo la colla veloce. Mettiamola così. La colla fissa, bisogna un po' diluirla con l'acqua, però non troppo, perché deve avere una consistenza che vi permetta di scivolare bene, ecco, sul cartone, sulla carta. Allora, se volete potete tirarvi anche una linea per andare più dritti, però si può fare a occhio. Ti chiedono se c'è una colla particolare che consigli. Allora, io uso la colla vinilica, anche questa qui della Moro Color, che va benissimo. Io uso la Vinaville. Però, ecco, i legatori vecchi di una volta usavano la colla di pasta, che si fa cucinando l'acqua con la farina. Ecco, mi sporco. Cucinando l'acqua con la farina viene fuori una colla che si usava una volta, e quella sicuramente permette di lavorare meglio anche soprattutto la pelle e i materiali che hanno bisogno di un po' più di tempo, perché non si asciuga rapidamente come la Vinaville, quindi dava tempo anche ai vecchi artigiani di poter fare le cose con molta più precisione, mentre con l'avvento del progresso e tutto il resto dobbiamo fare sempre tutto veloce. Io dovevo è per questo che terzo. Primo ha creato la sua colla per rendere più facile il tutto. Esatto. Allora, il mio cartone deve essere più o meno a metà qui, però io poi mi posso ritagliare il bordo perché dovrò avere una misura uguale. Adesso sto facendo un po' di fretta, mi dispiace non spiegare le cose come si deve, però vi volevo arrivare a far vedere il risultato soprattutto, ecco. Così poi abbiamo la soddisfazione di aver finito un libretto. Possiamo sia incollare i cartoni che incollare la carta direttamente. Io di solito incollo la carta perché poi me la lavoro meglio, avendo già appunto professionalità, esperienza, posso andare veloce, ma voi potete fare così con i cartoni piano piano, così misurate, controllate con un righello o con un altro cartone, potete vedere se siete andati dritti, in modo che le due facce siano appunto sulla stessa linea. Facciamo una piccola prova prima di, ecco, sì, dai, ci siamo più o meno. La nostra carta qua non si è ancora incollata. Cosa faccio adesso? Devo ripiegarmi tutte le quattro bordi. Quindi, cosa si fa? Si tagliano gli angoli. Vedi, qua si stacca, bisogna ricollare la carta. Taglio gli angoli a 45 gradi, non vicinissimi al cartone. Devo lasciare un po' di spazio, perché si farà un angolino che ora vi faccio vedere. Ecco.
Lei non si sta asciugando benissimo, ma va bene lo stesso. Incollo i bordi. Allora, faccio scivolare il bordo sotto, così, se riesco, poi mi aiuto con le mani, tocco se sono riuscita, ecco, così, mi posso aiutare con una stecca, ci siamo, dobbiamo chiudere. No, no, dai, ascolta, finché sì. Tu, io farei così se per te va bene. Finché tu sì. Concludi questa operazione, che diciamo è più sì. Semplice da vedere rispetto alle altre che erano un po' più tecniche, magari io e Matilde diciamo iniziamo i saluti, iniziamo sì. La conclusione, sì, nel sì, senso sì. Che volevo ringraziare Moro Color. Posso dire l'ultima cosa? Certo, certo, vai, vai. Perché questo è importante. La piega poi viene dritta e questo angolino qui, se io ripiego l'altro lato, viene così ed è bruttissimo. Vedete che fa il puncetto, non si fa. Allora bisogna tirarlo un po' in dentro, fargli andare la fine della linea in dentro, capito? Fare una piccola pieghetta. Prova ad inquadrarlo da sopra. Ecco, sì. Prova. Così, vedete? Che seguo. Lo tirate in dentro un po'. Non so se si è capito. Sì. Sì, ok. E poi si ripiega in modo che i nostri angolini vengano bene, a posto. Ecco qui, vedete, poi la nostra copertina è finita. Bisogna semplicemente incassarla sul libretto. Eccola qua. Adesso non è neanche asciutta del tutto, però... Guardate, il lavoro è praticamente finito. Immagino che lo spazio al centro che è lasciato tra una pagina e l'altra sia da modulare in base a quanti fogli hai messo dentro, giusto? Esatto, esatto. Sarà più alto o più basso in base a quanti fogli ho. Deve essere più o meno dell'altezza comoda adesso veramente fatto di corsa. Okay. Però il nostro libretto è così. Qua incolleremo questa... ho finito, eh? Questa pagina si incolla, che si chiama risguardo. Magari proteggendolo sotto con un foglio di cartone, così non si va a incollare tutte le altre pagine. Però si fa così, si punta con la forbice e si va a spingere la copertina sotto. Ecco qua. Si fa la stessa cosa dall'altra parte. Potete pure parlare, ho finito.